E a proposito di immigrazione, torniamo alla manifestazione di sabato scorso a Torino, organizzata dalla Lega Nord a favore della legalità e proprio contro l'immigrazione clandestina. All'inizio del corteo abbiamo intervistato il segretario della Lega Lombarda, Matteo Salvini. Matteo Salvini, oggi la Lega a Torino contro l'immigrazione clandestina in un momento in cui la Bossi-Fini è sotto attacco e la Lega pure. La Lega difende il diritto degli italiani e di questi poveretti che muoiono in mezzo al mare. Io sono papà di famiglia, quando vedo delle bare di bambini che scappano e muoiono nel Mediterraneo mi incazzo, perché sono figli di una politica che dice che c'è spazio per tutti, avanti tutti, facendo morire questa gente e facendo vivere male gli italiani. Si spendano i quattrini in Africa, si aiuti questa gente a casa sua, per il bene loro, per evitare questi viaggi della morte e per il bene della nostra gente, visto che di disoccupati in Italia ne abbiamo già abbastanza. Tra le altre cose, le politiche di Roberto Maroni al tempo ministro dell'Interno evitavano anche questo tipo di tragedie, soprattutto con gli accordi con i paesi di provenienza. Una legge seria sull'immigrazione evita le morti in mezzo al mare. Una legge che viene smantellata, che non viene applicata, che viene derisa, che vuole essere cancellata, conta le bare sul porto di Lampedusa. Purtroppo è così. Gli altri fanno i minuti di silenzio, noi come Lega ci mettiamo la faccia e diciamo la Bossi-Fini non si tocca, o se si tocca va migliorata per rendere più fermo il concetto che qua arriva chi ha i documenti, che ha il permesso per farlo, e i soldi l'Unione Europea li investa là, in Africa. Invece di dare i miliardi di euro alla Turchia, li investa in Africa per aiutare questa gente a sviluppare casa sua.